Professionalità e cortesia? Tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Ci trovi in via 25 luglio 67 a Cava dei Tirreni. È davvero tutto pronto per la disfida dei trombonieri che si terrà domani sera allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, una gara sentitissima da tutta la città, una gara che tiene tutti i casali pronti per una manifestazione veramente tanto particolare, un intero anno di allenamenti, ma vediamo come le persone la vivono, ma soprattutto chi tifano. Personalmente non tifo per una squadra soltanto, tifo per quello che si comporta meglio e che dà il meglio del proprio valore della squadra, diciamo, della preparazione. E allora deve essere una cosa che giustamente tutte le squadre fanno i sacrifici e tutto ambiscono a questo, diciamo, questo premio che non contiene niente, però per noi cavesi contiene tutto, perché è una pergamena che noi abbiamo e ci dobbiamo dare un certo valore, anche se non c'è scritto niente su quella pergamena. Per noi cavesi c'è tutta la storia della nostra esistenza. La coreografia, che ci sia un accordo per tutte le squadre e che si devono distinguere per dare esempio a altre persone che vengono da fuori, per dare un esempio di quello che si fa a Cava. Non è questione di tifare, ho sempre detto e ripetuto che secondo me la squadra che merita di vincere si vede, chiunque sia, chiunque, tutte le altre squadre, ognuno può essere lì. Soltanto quelle che ho sempre detto è contestate, che è troppo piatta. La cosa, ci mettiamo lì, boom, 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 tutti quanti, una pezza all'altra. Ogni squadra si deve esibire come meglio crede, secondo me, per dare un po' più movimento. Poi, sai, i regolamenti sono regolamenti, ma ognuno la pensa a modo suo. Ma la parte più bella può essere, secondo me, l'entrata del campo, l'entrata. Quando tutti i gruppi entrano, quella musica che è bellissima che hanno fatto, mentre si piazzano le squadre con le troie, le chiarine, i tamburi e tutto il resto. Questa è la parte più bella, quella lì, per me. Devo dire che è veramente un bel sacrificio per questi ragazzi. La sera quando mi ritiro a casa sento i tamburi dappertutto, che passo con lo scooter che mi ritiro, sento tamburi dappertutto che fanno allenamento. Si vede che l'amore per questa tradizione è enorme, molto bello, molto bello. Non capisco, parecchie persone di Cava gli dà fastidio questo suono di tamburi, quando poi è una cosa che tante altre città che non ce l'hanno lo vorrebbero avere. Per quanto riguarda la disfida dei trombonieri, purtroppo i miei colori sono giallo e nero. Beh, ti devo dire che le squadre che possono vincere non sono sempre le stesse, sono le due squadre, i Senatori, Senatore e Santa Maria del Rovo, che sono le due squadre molto più organizzate, molto più brave. A me basta che vince uno, non litigano, mi va benissimo. E quando vedo che litigano giù al campo per queste cose non mi piace, perché alla fine è una tradizione, una festa di tradizione, una festa antica. Non dobbiamo far vedere che litigano, perché queste sono cose da incivile, no? Allora, si dovrebbe propagandare non solo a Cava, ma un po' in tutta Italia, un po' nel mondo, perché noi abbiamo una grande festa, ce l'abbiamo proprio nella città, nel cuore, e tutti gli anni e tutti i mesi queste squadre fanno sempre esercitazioni, allenamenti e vogliono migliorare sempre di più anno dopo anno, anche con la disfida dei trombonieri. Tu per chi tifi? Allora, un po' per tutte le squadre, per la Senatore un po', però un po' per tutte le squadre, non solo la Senatore, perché sono brave tutte le squadre. Qual è la parte secondo te più bella della disfida dei trombonieri, tra le tante che ci sono? È proprio la gara di sparo. Viviamo tantissimo perché c'ho mia figlia che sta in un gruppo e anche mio marito prima era un tromboniere, quindi la viviamo proprio tantissimo. Per chi tifa? Montecastello. Da quando non vince Montecastello? Sono parecchi anni, dal 2012 mi sembra, non voglio sbagliare, tutto l'anno, perché devono esercitarsi, portare il passo, fare addestramento.